Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Lunedì Sport, il nostro consueto appuntamento di inizio settimana per parlare delle realtà sportive della nostra provincia di Cuneo. Questa sera, nella prima parte di trasmissione, ne conosceremo una nuova di realtà sportive, in particolare di arti marziali. Poi, nella seconda parte, come al solito, spazio dedicato al pallavolo femminile. C'è da parlare della vittoria di Cuneo Granda Volley contro Marignano, contro l'ex capolista Marignano al tie-break. Ne parleremo insieme al presidente Diego Borgna e alla giocatrice ultima arrivata, Giorgia Caforio. Ora però ci immergiamo nel mondo delle arti marziali, in particolare del jiu-jitsu, un'arte marziale che cercheremo di scoprire nelle sue caratteristiche. A Fossane Benevagenna c'è infatti un'associazione sportiva in cui si pratica questa disciplina. L'associazione è la Ashi Gara Yama. Noi abbiamo ospiti qui in studio per parlarcene la presidente Aurora Torchio, che è anche maestra di terzo dan. Sì, Buonasera. buonasera a tutti e grazie di averci invitato. E poi il maestro di secondo dan, Daniele Fenu. Buonasera Daniele. Buonasera, buonasera. Grazie ai nostri ospiti per essere presenti. Allora, come detto, cerchiamo di spiegare meglio di che cosa si occupa la vostra associazione, ma per cominciare, Aurora, parto da te. Ti chiedo insomma di farci capire l'ambito delle arti marziali in cui siamo, il jiu-jitsu, che disciplina è nello specifico? Ma il jiu-jitsu è una disciplina marziale, un'arte marziale giapponese, molto antica, l'arte marziale dei samurai. Dal jiu-jitsu sono poi nate altre discipline più conosciute come il judo, il karate, il kendo e l'aikido. Il jiu-jitsu può definirsi l'arte madre dei samurai proprio, quindi risaliamo a un Giappone feudale. Tutto quello che è stato portato, è stato tramandato fino a noi, arriva veramente da un codice d'onore, il codice d'onore dei samurai che sono arrivati con tutta una serie di riti, tradizioni. Il popolo giapponese è molto legato a queste tradizioni. Si pensi anche soltanto alla cerimonia del tè, che non c'entra con l'arte marziale, ma è proprio tipica di questa popolazione. Una popolazione molto curiosa che appunto per quello che riguarda il jiu-jitsu ci ha portato veramente tante tante cose che vanno al di là del puro sport, ma ci insegnano la difesa personale, come quasi tutte le arti marziali, è un'arte di dif è difesa. Scusate. Dopodiché si sviluppa in Occidente, con quello che è la parte sportiva, la parte più agonistica e che quindi si va ad adattare sia ai bambini che agli adulti. Ecco, quindi una disciplina che ha una grande storia e anche probabilmente molto affascinante per questo. Andiamo invece a parlare proprio della vostra associazione, Ashi Gara Yama. Intanto ti chiedo il nome, cosa significa e la scelta di questo nome e se ci vuoi spiegare un po' come è nata, visto che tu l'hai vissuta da vicino la nascita di questa associazione Sì. che è giovanissima, questa associazione, insomma come siete organizzati? Ma sì, allora, l'Ashi Gara Yama nasce nel 2015, quindi è veramente nuova nuova, dall'accordo di due maestri che siamo io e Silvio Pellissero, che questa sera non può essere qui, non è potuto essere qui. Perché abbiamo voluto aprire quello che abbiamo imparato, dedicare, diciamo, e divulgare tutto quello che abbiamo imparato in tanti anni di pratica a ragazzi, ragazzi, bambini, adulti. Da qua non sapevamo bene all'inizio che nome scegliere. Volevamo un nome che ricordasse in qualche modo la tradizione del jiu-jitsu. Quindi abbiamo poi optato per Ashi Gara Yama perché letteralmente significa ai piedi delle montagne. Noi viviamo in Piemonte, ci sembrava carino fare questo abbinamento. Il nome vero e proprio deriva da una leggenda mitologica di bambini, un libro di favole, diciamo, giapponesi, la leggenda di Kintaro. Kintaro era un bambino nato proprio ai piedi della montagna, del monte Ashigara. Yama in giapponese significa proprio montagna. E da qua c'è tutte queste storie, questa serie, diciamo, di leggende legate a questo bambino che poi alla fine diventa il più grande samurai di tutti i tempi. E quindi ci è piaciuto questo nome. Ashigara Yama, dojo. Dojo come Dojo. palestra, Ashigara Yama come nome della palestra.
Daniele, vengo da te per parlare un po' dell'organizzazione appunto della vostra associazione, dei corsi che tu tieni anche personalmente. Voi siete a Fossano e a Benevagene, insomma, quante persone seguono i vostri corsi e come siete organizzati? Ah, sì, allora diciamo che la sede centrale della palestra è a Benevagene e poi abbiamo diciamo, instaurato anche dei corsi a Fossano per i più piccolini, dai 3 ai 6 anni e poi dai 6 fino ai 14 anni. C'è un discreto numero di tesserati, di partecipanti anche ai corsi, in particolare anche agli adulti, e vantiamo un numero di una cinquantina di iscritti più o meno Di all'incirca. tutte le età, poi parleremo di un progetto, di una parte relativa proprio dedicata ai più piccoli, però tra i più grandi, insomma, ce n'è tutte le età, no? Ci sono attività che possono Sì. fare gli adulti di qualsiasi età. Sì, diciamo che il jiu-jitsu si sviluppa in modo molto variabile e molto versatile anche, con degli diciamo, riscaldamenti e allenamenti particolari per i più piccolini, quindi dai 6 anni, 6-7 anni, fino a chi ha esigenze un pochettino più particolari, dai 14-15 anni, che magari ha intenzione anche di andare a fare delle gare, quindi ci va con una preparazione un po' particolare, o magari anche semplicemente l'adulto che ha bisogno di fare del movimento, e quindi si abbina il movimento alla tecnica. Certo, può essere praticata sia da chi lo vuole fare in maniera un po' più agonistica, ma anche da chi vuole semplicemente Esatto. fare dello sport. Qua, tra l'altro, davanti a voi vediamo un po' di spade, di armi, di attrezzi del mestiere, insieme anche a delle coppe e delle medaglie. Daniele, tu hai parlato delle competizioni a cui partecipate Sì. perché, come dicevamo, c'è anche una parte agonistica, quindi preparate alcuni atleti anche per fare delle gare. Come sta Sì, andando da questo punto di vista? esattamente. Ma allora, ribadisco che il jiu-jitsu è un'arte marziale tradizionale giapponese che non ha nulla a che vedere con gli sport da combattimento, quindi il settore sportivo è un qualcosa di, diciamo, differente. Certo. Le gare che ci sono nel jiu-jitsu partono dal percorso di abilità, diciamo, tecnica, progressione tecnico dei bambini, appunto dai 3, 4, 5 anni, per poi dai 6, 7 anni nelle gare di nevazza, quindi di lotta a terra. Dai 14 anni in su si può partecipare alle gare di fighting system, che è un combattimento controllato, dove viene sviluppato una parte a terra e una parte in piedi, mediante l'azione combinata di calci, pugni, prese, e si conclude appunto con della lotta a terra e mobilizzazioni. E poi c'è la parte di dimostrazioni, dove gli atleti si sfidano, gareggiano, con delle appunto dimostrazioni per esaltare la parte anche diciamo spettacolare, di tecniche spettacolari del jiu-jitsu. E di successi ne avete Di ottenuti, come vediamo, successi, avevate anche tante altre medaglie e coppe, ma non ci esattamente, stavano sì, abbiamo tutte. partecipato alla Coppa Italia di Quigliano con diversi podi di dimostrazioni, podi di percorsini, podi di nevazza e noi ne siamo molto orgogliosi di questa cosa. Assolutamente, giustamente. Abbiamo parlato di un'attività che inizia anche dai più piccoli e torno da te, Aurora, per parlare del progetto di questa iniziativa Giucando, si chiama, che è dedicata proprio ai più piccoli. Ce ne vuoi parlare? Giocando va molto oltre al jiu-jitsu perché è, come hai detto tu, dedicato ai bambini da 3 a 6 anni. È un progetto in cui al centro non c'è la tecnica, ma il bambino con tutte le sue esigenze, quindi il suo sviluppo fisico, il suo sviluppo motorio e tutto ciò che lo riguarda in quella fascia d'età, dove il bambino deve lavorare sì sul fisico, ma chiaramente la prima cosa che deve fare è divertirsi, venire volentieri, divertirsi facendo dei movimenti mirati a sviluppare quelli che si chiamano gli schemi motori di base, quindi lui in realtà viene, gioca, si diverte e non pensa di lavorare, in realtà sta facendo veramente un grande lavoro per quell'età. Ci tengo a dire che Giucando è un progetto nato nel torinese. In Piemonte si fa soltanto in 5 palestre che sono Chivasso, Ivrea, Novi Ligure e in provincia di Cuneo, Mondovì e Fossano con la nostra Ashigarayama. Quindi è un progetto che si sta espandendo. Abbiamo la fortuna di essere stati tra i primi, diciamo, a portarlo avanti ed è in continua crescita, Ecco, effettivamente. quindi in crescita significa che tanti più bambini e tanti genitori hanno piacere di portare i loro figli, insomma, ad avvicinarsi a Sì, queste perché poi attività. giocando noi chiaramente
andando avanti con il corso lo portiamo nella direzione della disciplina marziale, certo, che pratichiamo, che è il jiu-jitsu. Però di fatto serve veramente tanto lo sviluppo del bambino proprio per quello che riguarda la coordinazione e la sua crescita. Ecco, io volevo appunto chiederti, partendo da questo, quanto è diffuso, no? Anche in riferimento alla vostra esperienza personale, quindi a quanta gente vedete ogni giorno nei vostri corsi, al numero di partecipanti ai vostri corsi, quanto si sta diffondendo questo avvicinamento a questi sport di arti marziali, in particolare al jiu-jitsu? Ma noi possiamo dire che, essendo partiti appunto dal 2015, abbiamo avuto veramente una grande crescita, perché partendo da tre persone, che eravamo io, Silvio e Daniele, siamo arrivati in un paio di anni ad avere una cinquantina di persone. Come ha detto lui, abbiamo avuto la fortuna e l'onore di partecipare alla Coppa Italia, dove c'erano circa 600 iscritti come jiu-jitsu, settore jiu-jitsu dell'Oxen. Apparteniamo fortunatamente a una grande realtà, una realtà che stiamo vedendo che effettivamente è in crescita. A volte ci sono sport più comuni in cui si vedono queste manifestazioni dove partecipa veramente tanta gente, si pensa che il jiu-jitsu magari sia meno conosciuto, sia un'attività di nicchia. In realtà sono contenta di dire che quando andiamo in giro con i nostri ragazzi, i nostri bambini, vediamo dei gruppi, c'è un seguito, molto, certo, grandi, sì, c'è un bel seguito. Mi parlavi prima, a telecamere spente, di una particolarità di una donna che fa parte del vostro corso, insomma, che nonostante l'età non più giovanissima continuano a praticare il jiu-jitsu. Questo, sì. Ti chiedo questo e poi in generale per farci anche capire quante donne, siccome parlavi anche di difesa personale, che serve anche per difesa personale, a maggior ragione tante donne, no? Sì, partecipano. Ma sì, si sentono sempre più spesso effettivamente questi corsi di difesa personale. La difesa personale è utile, utilissima, e diciamo alla base della disciplina marziale e del jiu-jitsu. Adesso come adesso sembra che ce ne sia sempre più bisogno. E fortunatamente anche quando si fanno magari i corsi di difesa personale, così notiamo che c'è un interesse da parte delle persone. Quello che tengo a dire è che quando si parla di difesa personale non si parla di insegnare a lottare, a combattere a una persona che magari non l'ha mai fatto prima, ma si parla di un atteggiamento corretto magari da tenere in caso di pericolo, per cercare di innanzitutto liberarsi, sviare un eventuale attacco, chiedere aiuto e togliersi da una situazione scomoda. Certo. Daniele, scusa, ti ho interrotto. Scusami, perché mi hai parlato prego. Prima della signora. Sì, allora, ecco, era curiosa questa visto cosa. Che vedevamo qua esposte le spade, sì, la nostra maestra si chiama Keiko Wakabayashi, e classe 1931, ci batte tutti con gli addominali. Quando facciamo riscaldamento lei è capace a fare magari 100-200 addominali senza batter ciglio, quando noi magari ci sentiamo affaticati. E lei è veramente una forza della natura come maestra, come simpatia, e discende da una famiglia di samurai, di militari, di samurai, e ha veramente tanto tanto da darci, da insegnare, nonostante la sua età. Daniele, a proposito di allenamenti, di corsi, ecco, come funziona l'allenamento per il jiu-jitsu? Come ci si prepara? C'è tanta fatica dietro a livello fisico anche? Come funziona? Ma allora, diciamo che come tutte le attività fisiche, come tutti gli allenamenti, richiede un po' impegno, certo, quindi, questo sì, dipende sempre un po' dall'obiettivo che si vuole, che ci si prefigge e che si vuole raggiungere. Logicamente per la parte agonistica l'allenamento sarà molto più intenso e molto più duro, diciamo, certo, così. E per chi frequenta i corsi a livello, diciamo, amatoriale, c'è una fase di riscaldamento comune, dopodiché verranno divise le cinture per gradi e ognuno potrà andare a sviluppare le tecniche del proprio programma con ripassi o imparare delle, diciamo, delle tecniche nuove, certo, o delle combinazioni nuove di tecniche.
Una domanda che faccio a te, ma poi rivolgerò anche ad Aurora. Insomma, come vi siete avvicinati voi a questo mondo delle arti marziali e come siete stati affascinati? Cosa c'è che vi attrae così tanto di questo ma mondo? Io diciamo che sono sempre stato affascinato, sono sempre stato colpito dal mondo della filosofia orientale. Ho incominciato ad avvicinarmi al mondo delle arti marziali nel lontano 96. Ho fatto per un paio d'anni judo, poi ho cambiato, sono passato al jiu-jitsu. E diciamo che quest'arte marziale mi ha colpito in modo particolare per tutta una serie di cose, per la disciplina, per la tecnica, per l'efficacia, per la tradizione, perché poi era anche legato a proprio discorso diretto con i samurai, un codice d'onore, rispetto e quant'altro. Nella mia, diciamo, carriera marziale ho allargato i miei orizzonti anche nel karate, e mi sono anche, diciamo, affacciato al mondo agonistico, partecipando a diverse competizioni anche a livello nazionale, avendo anche di buoni risultati. Ecco, c'è anche questa componente della disciplina, del lavoro un po' interiore, no? dentro se stessi, sì, che porta a questo tipo di attività. Sì, no? Questo è un lavoro molto importante che portiamo avanti già anche dai più piccolini, il senso del rispetto anche del luogo. Quindi quando si entra in palestra si fa il saluto, anche perché dojo non è che, come dire, tradotto significa palestra, dojo significa via della vita, quindi io vengo in palestra per apprendere, per evolvermi e anche per, come dire, stare in compagnia, in comunità con gli altri. Ed è anche proprio un percorso di realizzazione propria interiore, un percorso di disciplina, di autocontrollo, e di coraggio, di lealtà e tutto quello che poi ne comporta. Certo. Allora, anche per te, faccio la stessa domanda. Cos'è per te l'arte marziale? Come mai, cosa ti attrae così tanto? Io ho iniziato un po' per gioco, perché 22 anni fa, ormai, avevo visto una locandina di un corso di difesa personale. Così, senza sapere niente, avevo cominciato questo corso, e mentre noi facevamo questo corso c'erano altri che praticavano jiu-jitsu, quindi vedevo le tecniche, vedevo i colori diversi delle cinture. Da qua ho detto, ma tutto sommato che cos'è? Approfondiamo il discorso, e sono d'accordo con lui. Quando poi, a forza di praticare, ho visto che ha delle radici molto profonde, comunque non è solo attività, ma va molto oltre, c'è tanto lavoro da fare sia come tecniche sia a livello più sportivo, quindi per mantenersi certo. In forma e quant'altro, e sia a livello personale, di crescita interiore, a livello psicologico. E quindi tutto questo mi ha portato ad avvicinarmi al mondo del jiu-jitsu e alla signora Keiko, che durante gli allenamenti spesso ci racconta degli aneddoti, no? Proprio sì, dei certo. Samurai e di quello che era la vita del Giappone e delle arti marziali. Daniele, siamo quasi in chiusura, ti chiedo ancora gli ultimi, tornando alla parte un po' più agonistica, sì. I prossimi impegni, cosa avete in programma per questo discorso, insomma? Ma adesso stiamo preparando poi dei ragazzi per le varie gare che ci sono, gare o anche incontri, perché diciamo che nel jiu-jitsu non è che si fanno solamente gare, certo. Ma ci sono anche degli stage, degli certo. Scambi, diciamo, culturali, di tecniche. E di altre cose. L'allenamento è intenso, l'allenamento è duro, ma sta avendo degli ottimi risultati, e speriamo di poter partecipare numerosi e con grinta e voglia alle prossime gare, che ci saranno poi anche nei prossimi mesi, o quelle ancora più, diciamo, future. Aurora, a te per concludere chiedo di ricordare, insomma, a chi volesse avvicinarsi a questa attività, con voi in particolare, alla vostra associazione, di ribadire, insomma, dove vi possono trovare e anche, insomma, come si può cominciare con questa disciplina, con questo sport. Allora, cominciare si può cominciare effettivamente in qualsiasi momento, perché ogni cintura ha un suo programma, quindi viene diciamo dall'inizio, quando arriva, anche se inizia da zero, certo. In qualsiasi momento può essere portato avanti, nel momento in cui è pronto può dare gli esami, quindi non c'è un vero e proprio inizio, perché non c'è una scadenza per poi dare l'esame e avere un passaggio di grado. Sul dove trovarci, noi ci troviamo a Fossano con i corsi di Giocando il lunedì e il giovedì nella palestra comunale di via Carasco 7. Alle 17, dalle 17 alle 18. Invece il mercoledì, sempre a Fossano,
con il corso di Jiu-Jitsu dei bambini da 6 anni ad andare avanti. E a Benevagenna il martedì con i ragazzi fino a 14 anni che fanno dalle 18.30 alle 20 e gli adulti che fanno il martedì e il venerdì dalle 20 alle 21.30. È un po' articolato, però abbiamo cercato proprio di suddividere le giornate per poterli seguire al meglio, perché altrimenti nel momento in cui si crea un gruppo troppo grande diventa difficile. Poi naturalmente tutti i riferimenti, anche i vostri numeri, ho visto, eccetera, si trovano sul sito, vuoi ricordarlo? Sulla pagina Facebook. Okay, sulla pagina Facebook Ashigarayama Dojo. Perfetto, abbiamo detto tutto, io vi ringrazio per essere stati nostri ospiti, ringraziamo la presidente di Ashigarayama Aurora Torchio, grazie. Grazie a voi. E grazie al maestro secondo Dan Daniele Fenu, sempre dell'associazione Ashigarayama. Grazie. Grazie a voi. Grazie, grazie ancora, buona serata e magari vi avremo ospiti anche più in là per parlare anche dei prossimi successi che speriamo andrete a cogliere. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torniamo per parlare di pallavolo femminile. A tra poco.